Sanremo al 45esimo Festival della Canzone, e per ispirarti bene ci vuole un po' di musica, e io chiamo la mia collaboratrice professionale di stasera, Giorgia. Wow. Facciamo così, che Massimo Di Cataldo ha qui, c'hai i pennelli, sei tutto attrezzato? Sì, tutto a posto. Allora, facciamo così, tu canti un tuo grande successo di 2 anni fa ormai, no? Sì. La canzone con la quale ti sei fatta apprezzare dal pubblico, una bella canzone, e nei 2 minuti Massimo si ispira a Giorgia e al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Pennelli, colori, c'è tutto, vai. E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà, come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore, amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona, amore che si chiede, ti fa respirare e poi ti uccide, e poi ti dimentica, ti libera, e poi la notte che non passa mai, la notte che passa mai. Dico ancora di fare il suo dipinto, vai. E poi sarà come morire. Forza Massimo. Che non passa mai. Piglia un altro pennarello, piglia un altro pennarello. E poi? Ecco, fatto. Dunque, c'è anche il sindaco di Sanremo e l'assessore che ti hanno guardato dalla sala. È un bel manifesto, eh? Ha messo 46esimo festa, già si è proiettato. Ha sbagliato d'anno, già parteciperò al prossimo. C'è questa bella palma. Queste qui, Massimo, cosa sono? Dei fiori. Che sono delle note musicali. Sì, dovrebbero essere delle note musicali, manca, ecco, le unisco così diventano delle note musicali. Beh. Ah, e poi manca una cosa. Un piccolo particolare. Sì. Ecco. Cosa sarebbero queste? Questi sono i tuoi piedi. Eccola. Capisco che sono affezionato a Sanremo, non vorrei però che il sindaco mi assumesse come sostenitore con i piedi e le palme di Sanremo, sarebbe troppo. Bravo Massimo. Grazie. Sentiamo la canzone sua. Quinto posto per le nuove proposte, titolo? E che sarà di me? Che sarà di me, il giovane disegnatore. Lasciatela questa cosa qui, perché vorrei che... Guardate che se venite a Sanremo mica trovate questa roba qui.